Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Paco Noco Master. Oggi vedremo tre opening e l'evento dell'update, del nuovo update, che ormai sta diventando vecchio perché l'evento sta per finire, però non ho potuto registrare prima. Quindi andiamo subito a vedere l'opening. Non c'è più il pacco oro e quello argento, ma abbiamo questo rosso in cui vediamo Tyranitar, Bestraut, Snorlax che dorme come sempre, Lugia e Bronzong. Allora, abbiamo un biglietto oro che lo usiamo e vediamo cosa esce. Tap! Froakie. Ok, non comune Froakie. Poi facciamo quella da 50 per vedere, dovrebbe essere come quella del biglietto oro, visto che è la sinistra. E vediamo cosa esce. Un Weezing, bello. Speriamo sia utile. No. Poi vedremo anche le loro rotelle, di quelli che abbiamo trovato. E adesso voi vedete, proprio faccio questo opening per vedere la differenza tra 50 gemme premium e 100 gemme premium. Sotto c'è scritto che per quelle 50 c'è scritto 1x1, mentre per quelle 100 c'è scritto 1x2 e 1x1. Di non so cosa, perché non riesco a leggere. Non mi ricordo tutti i caratteri, non so andare a cercare i miei fogli col catacanale. Apriamo quella da 100 e vediamo cosa succede. Abbiamo due casse a quanto pare. Adesso c'è un'altra. Quindi sono due casse. Chiter, questo è bello, bellissimo. In quest'altra un altro Weezy. Eh no, una volta va bene, ma un'altra no. Quindi 100 di danno una carta. Usando quello da 100 gemme ti danno due scatole, una carta e per 100 di queste, al posto di per 50. Cos'è? Cosa vuol dire? Cosa serve? Non so. Chi lo capisce? Boh. Ok, quindi questo è l'opening. Adesso andiamo a vedere i nostri Pokémon. Allora, abbiamo Froakie con la rotella in cui abbiamo la maggioranza 56% di 30, attacco da 30, Awa, mentre 28% di Kawas che è schiva. E poi 4% 8% di miss. Fa schifo, fa in pratica. Weezing invece ha 56% di 40, con tutta questa scritta enorme che non so cosa voglia dire. 28% di abilità speciale e 12% di miss. Weezing è già meglio rispetto a Froakie. E abbiamo Shiter che ha 24% di attacco da 20. Poi 32% attacco da 50. 36% non c'è scritto quanto fa, quindi non so cosa sia. E 4% di miss. Quindi Shiter è raro che missa. Missi. Vabbè. Ok, quindi adesso proviamo a cambiare un po' la squadra. Però qui. Sì. È una Taurus, Espo è abbastanza buono. Non so se cambiare. Allora, Piplup aveva quello da 30, 60 le carte, mi fai vedere? No, non me lo fa vedere. Allora, non mi fa vedere la rotella. Comunque, Froakie no. Weezing si potrebbe mettere, Shiter pure.
Non so se mette scelta al posto di Chespin. Weezing lo metto al posto di Espoo. Io ho lì Palkia, non posso usarlo, non so come si usi perché non me lo faceva mai mettere, quindi ce l'ho lì a fare la muffa. Scheiter, Scheiter, io metto nel posto di Chespin che altrimenti mi sta sul culo. Ok, e le carte si può mettere questa qui, ok, perfetto. Quindi questo è il nostro nuovo deck. Andiamo subito a provarlo nell'evento dell'update che hanno messo. In pratica nella mappa vedete questa nave qua, nuova, che in pratica è la Queen's Cup che finisce il 23-6. Siamo quasi al 21, perché oggi è 20, però c'è il fuso orario del Giappone, quindi siamo quasi dentro il 21, il pomeriggio nostro diventerà il 21. E andiamo a vedere, noi vi faccio vedere le varie ricompense con i punti. Più punti fai, più aumenta il rank e più ci sono ricompense buone. Abbiamo 20 punti, 500 coin. A 40 punti, 30 gemme premium. Poi abbiamo 70 punti, plaza, 100 punti, minor. Poi abbiamo 30, altre 30 gemme premium a 130 punti. Hai qualcosa? Non lo so. Poi di nuovo gemme, coin, qualcosa, altre coin. Gemme, qualcosa, coin, qualcosa, qualcosa, coin. Poi 2100 punti, abbiamo un piercing raro. Poi altre gemme, altre coin, qualcosa, gemme, premium. Qua 2500 punti, Heracross raro. Poi altre monete. Poi a 5200 punti abbiamo Groudon e Kyogre, che sono bellissime queste statuine, sono stupende. Guardateli. E ci sono anche dopo, Eccole qua, al grado S. 14.000 punti, altre due statuine di questi magnifici leggendari. E adesso, cosa ho fatto? Fermo. Indietro. Ok. E adesso andiamo a vedere come funziona. Ah, energia e devo sfidare quelli più o meno del mio livello. Ok. Livello si fa per dire. Proviamo questa qua. Ah, Bubasao ci ha messo il quinto, Bubasao ci ha messo il quinto. Andiamo. Tra l'altro, se avete notato, magari non avete notato, adesso vedete, il mio personaggio, ho cambiato la maschera. In pratica, nel menu, l'ultima finestra che avevamo visto nel primo video, c'è il coso della personalizzazione del personaggio e certe volte a ogni slot di stage ci danno una maschera diversa. E io ho messo quella dell'ultimo, prima del boss del primo padiglione, come chiamarlo, non so. Ovviamente lui sarà guidato dall'intelligenza artificiale. Mi va subito aggressivo con Bulbasaur. Io metto Weezing di qua. No, ho preso Scheiter in mezzo, non mi sono neanche accorto. Vabbè, metterò anche Weezing, voglio provarlo. Pikachu è molto forte. Io cerco di mandarlo già subito all'attacco. Vediamo. Cosa? Cioè, cosa? Ok, prima della Queen's Cup vinta così, a caso. Sono più forti quelli della storia. E abbiamo vinto. E ci dà 20 punti e oddio, sto dicendo, sta laggando, invece no, è proprio tanto così. E ci dovrebbero dare 500 coin. Benissimo, ne facciamo un'altra a questo punto. E penso che offline andrò molto avanti, visto che aspettavo di iniziarla nel video. Facciamo questa. Cos'ha? Fennekin, bello, bello. Mi piace. Questi qua hanno tutti i Bulbasaur, Charmander, Squirtle. Ma dove li trovate? Cioè, io mi chiedo dove li trovano. Bello il tavolino, non me ne ero accorto. Bello di legno con la sedia reale. Bello. Regale. Regale.
Ok, Squirtle, noi buttiamo Pikachu subito, vai. Bello. Questo pensa di conquistare. Ma dove vai? Attenzione, di nuovo quel passo falso di Charmander sulla fascia. Bulbasaur va. Ma queste partite sono troppo facili, scusate, ma sono troppo facili. Cioè, sono peggio del tutorial. Sono peggio del tutorial. Almeno sul tutorial si mettevano sulla base a difenderla. O ti venivano ad attaccare se vedevi che andavi troppo avanti. Invece no, fa niente. Bene, io dico che un bel ranké con Class Up finisce il video qui. E con queste 30 gemme premio. Può finire il video. Ci vediamo nel prossimo video di Pokémon Master. E se vi è piaciuto il video, ricordatevi di lasciare un bel mi piace per supportare la serie. Visto che ancora nessuno italiano l'ha portata, sono l'unico. Non per vantarmi, non lo dico per quello, ma perché almeno un italiano che fa vedere questo fantastico gioco che è disponibile solo in Giappone ci sta molto. Quindi, se il video vi è piaciuto e volete supportare la serie, lasciate un bel mi piace e torneremo presto con un altro video di Pokémon Master.